Ridurre il consumo del gas, scatta il piano europeo per l'Italia, previsti risparmi del 7% al TG1, il ministro Cingolani. Terzo polo, Calenda e Renzi cercano l'intesa, Bonino più Europa con il PD per i diritti, idem priorità lavoro e ambiente. Centrodestra al via, il tavolo su programma e collegi, 5 Stelle Di Battista contro Grillo e padre padrone. L'FBI perquisisce la villa di Trump, cacciano i documenti, l'ex presidente attacca, vogliono fermare la mia candidatura. Violenta alluvione a Monteforte Irpino, auto trascinate dal fango, danni e paura, il sindaco agli abitanti, non uscite di casa. Al via giovedì a Roma gli europei di nuoto, presentata la squadra azzurra, ospite del nostro TG la madrina Federica Pellegrini. Fan di tutto il mondo piangono Olivia Newton-John, l'amatissima Sandy di Grease, aveva 73 anni e da 30 lottava contro un tumore. Hai reso le nostre vite migliori. La saluta l'amico da sempre, John Travolta. Dialogo tra Calenda e Renzi per un possibile terzo polo, ma l'intesa ancora non c'è. Il PD, noi guardiamo avanti, conti al TG2, noi corriamo da soli, no alle mucchiate. Il centrodestra chiude sul programma, Meloni, daremo prospettive certe ai giovani, Berlusconi non scioglie la riserva sulla candidatura. La Lega sulla flat tax, abbiamo idee chiare. L'FBI perquisisce la tenuta in Florida di Trump, che non era presente, portati via documenti, l'ira dell'ex presidente è un attacco alla mia candidatura del 2024. Maltempo al centro-sud, violenti temporali in campagna, colate di acqua e fango nella Vellinese, torna in provincia di Trieste l'emergenza incendi al confine sloveno. La scelta della star statunitense del tennis Serena Williams, è iniziato il conto alla rovescia per il mio ritiro, altri obiettivi, devo concentrarmi sull'essere mamma. Commozione per la morte di Olivia Newton-John, protagonista con John Travolta del film Grease, aveva 73 anni, da 30 combatteva contro un cancro al seno. Contatti in corso per il terzo polo, Calenda, l'accordo con Renzi ancora non c'è, ma ci stiamo lavorando, Franceschini, Carlo cerca di seminare zizzania. Salvini con un voto in più, Meloni Premier, Forza Italia presenta il simbolo, ancora distanze sulla flat tax, riunione del centrodestra sul programma. 5 Stelle Di Battista contro Grillo, non mi fido di lui, padre padrone, in tanti non mi vogliono, non mi candido. Conte aggiorni le nostre proposte per il paese. Gli agenti dell'FBI perquisiscono la tenuta di Trump in Florida, aperta una cassaforte, sequestrati i documenti, l'ex presidente attacca, è un nuovo Watergate. È morta Olivia Newton-John, l'attrice mito di Grease, aveva 73 anni, da tempo lottava contro il cancro. L'addio di John Travolta, hai reso le nostre vite migliori. Conto alla rovescia per gli europei di nuoto, giovedì il via Roma, Greg Paltrinieri al TG3, mi aspetto un grande tifo, sono emozionato perché gareggio in casa, proverò a vincere 5 prove. Per 20 giorni è stato il faro del centrosinistra, ma dopo il flop della strategia delle alleanze Enrico Letta archivia l'agenda Draghi. La parola agenda porta malissimo, la togliamo, ha detto il segretario Dem, abbandonando il programma dell'esecutivo uscente. Lo abbiamo sostenuto, ma aveva una sua parzialità. Nel weekend il Nazareno riunisce la direzione. Sul tavolo liste e temi su cui puntare per recuperare il tempo perduto. Calenda al bivio, Renzi in pressing, prove di terzo polo tra i due rottamatori del PD. In attesa di un incontro, il numero uno di Azione fa sapere che ci sono tutte le condizioni per un'intesa e parla di vicinanze programmatiche, ma medita ancora la corsa in solitaria e l'accordo per ora non c'è. Italia Viva continua il corteggiamento, noi ci siamo, insieme possiamo fare il botto, dichiara l'ex premier, disposto anche a cedere sulla leadership e a correre con singoli diversi.
sotto Grillo non ci sto, è un padre padrone. Alessandro Di Battista attacca il fondatore dei 5 Stelle colpevole con la diktat del secondo mandato di aver escluso dalla partita elettorale molti big. Non ci sono le condizioni per una mia candidatura, in molti non mi vogliono, mi considerano Attila. L'unico disponibile con me è stato Giuseppe Conte, sostiene. E ora per lui si prospetta un impegno lontano dal movimento. Continuerò le mie battaglie con un'associazione di cittadinanza attiva. Forza Italia presenta il nuovo simbolo che richiama l'Europa e l'identità popolare degli azzurri ed è proprio Silvio Berlusconi a farsi garante della politica estera del centrodestra che assicura avrà posizioni atlantiste. Poi l'annuncio sulla flat tax la faremo nei primi 100 giorni a Palazzo Chigi. Tajani, le coperture arriveranno da lotta all'evasione e revisione del reddito di cittadinanza. Gas a peso d'oro, una stangata per le famiglie, ma più della metà dei costi che paghiamo in bolletta è dovuta alla speculazione. I prezzi riflettono la paura degli investitori per il prossimo futuro, una bolla alimentata da guerra energetica e scorte a rischio. L'unico modo per risparmiare è prendere il treno della scienza del futuro, commenta Matteo Salvini, che rilancia sia le centrali nucleari o quest'inverno ci riscaldiamo con i legnetti. L'ombra dell'assalto a Capitol Hill sul blitz dell'FBI nella villa di Donald Trump in Florida. Gli agenti alla ricerca di documenti riservati che non avrebbe consegnato agli archivi nazionali a fine mandato. Non era mai successo prima nella storia americana che i federali irrompessero nella residenza di un ex inquilino della Casa Bianca. È un attacco alla mia candidatura nel 2024, tuona. È un nuovo Watergate. Buonasera, nella nostra prima pagina il programma messo a punto dal centrodestra e l'accordo che ancora non c'è fra Renzi e Calenda. Ore cruciali per il terzo polo, Renzi apre l'alleanza con Azione ma Calenda prende tempo, ci sono le premesse, l'accordo non ancora. Torna Di Battista e scuote il Movimento 5 Stelle, molti non mi volevano, Grillo un padre padrone. Il centrodestra va avanti sul programma, Forza Italia presenta il nuovo simbolo con un richiamo al Partito Popolare Europeo. Berlusconi rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra. Flat tax nei primi 100 giorni, taglio del cuneo fiscale e pensioni più alte. Salvini, pace fiscale, stop la legge Fornero. Fratelli d'Italia, rilanciare l'economia con interventi per sostenere lavoro e imprese. Negli Stati Uniti, blitz l'FBI nella residenza in Florida di Trump, portati via dagli agenti federali scatoloni con documenti. L'ex presidente americano, un attacco alla mia candidatura del 2024. Nancy Pelosi, nessuno è al di sopra della legge. Non bastava il Covid, l'estate di nuove malattie causate da virus finora sconosciuti, vaiolo delle scimmie, West Nile e adesso anche Usutu. L'infettivologo, le ultime due sono portate dalle zanzare, importante la disinfestazione e l'uso di repellenti cutanei. Torna a casa Cristina, la donna di Arezzo, che diede alla luce la sua bambina mentre era in coma. Gravi danni neurologici per entrambe. 2 anni di sconforto e speranze per Gabriele, papà e marito. Ora madre e figlia sono finalmente riunite, anche grazie a una gara di solidarietà. Alberghi fantasma o fatiscenti, camere che non rispecchiano le foto. Crescono nel periodo estivo le segnalazioni di truffe online ai turisti. Oltre 15.000 nell'ultimo periodo. I consigli della polizia postale. Prima di prenotare, verificare con siti esterni. Intesa tra Calenda e Renzi in nome del terzo polo, scambio di segnali in attesa di incontrarsi di persona. Nel 5 Stelle è rottura tra Grillo e Di Battista che non si candida e accusa il fondatore di essere un padre padrone. L'FBI e le inchieste giudiziarie si mettono di traverso sul cammino di Trump verso la ricandidatura. La polizia federale irrompe nella sua villa in Florida e sequestra documenti sensibili che l'ex presidente avrebbe nascosto. Lui parla di complotto, la Pelosi lo attacca, nessuno al di sopra della legge. Terrore al bar in Brianza, un'auto piomba sui tavolini fuori da un locale di Giussano, 7 persone restano ferite, il più grave viene portato via con l'elisoccorso. All'origine dell'incidente ci sarebbe uno scontro tra vetture nel vicino incrocio.
L'estate dei record e degli eventi estremi, ondate di caldo eccezionali che hanno provocato, dati del Ministero, un aumento delle vittime del 21% nella prima quindicina di luglio. Siccità, livelli di emergenza e roghi in tutta Italia, soffre anche la montagna, resta alto il rischio frane, oggi un altro crollo sulle Dolomiti. Finisce in vendita la villa di Picasso in Costa Azzurra, un gioiello da 27 milioni di dollari a Cap d'Antibes, dove l'artista spagnolo iniziò a sperimentare tecniche e colori. Dal garage adibito a studio alla piscina a sfioro con vista mare, un'abitazione storica che ispirò l'arte del genio del cubismo. Sarò per sempre il tuo Danny e di John Travolta il saluto più commovente a Olivia Newton-John, l'attrice e cantante scomparsa a 73 anni. Un legame speciale, la loro storia d'amore sullo schermo divenne immortale con Grease, il film cult che Italia 1 trasmetterà in prima serata come omaggio all'indimenticabile Sandy. Non c'è estate senza tormentoni, colonne sonore che danno un ritmo alla stagione più bella dell'anno e riflettono i cambiamenti della società. Nel Meg, dopo il TG, un tuffo nel passato con le grandi hit dagli anni 60 a oggi. I segreti del successo sono sempre gli stessi, testo leggero, ritornello orecchiabile e musica da ballare. Dopo la rottura di Calenda con il PD sono diventati intensissimi in queste ore i contatti fra Azione e Italia Viva per dar vita ad una nuova alleanza elettorale. Spero che nasca il terzo polo, dice il leader di Azione. Ci sono le condizioni perché questo accada, ma ancora non abbiamo fatto l'accordo e sulla leadership non si sbilancia. A me o a Renzi, magari a una terza persona, forse una donna. Il centrodestra sta lavorando alle candidature alla messa a punto del programma che avrà come temi forti quelle della sicurezza e delle tasse, su cui però le diverse forze devono ancora trovare un punto di incontro soddisfacente per tutti. Anche Salvini apre a Giorgia Meloni Premier, se Fratelli d'Italia dice sarà il partito più votato della coalizione. Alessandro Di Battista spiega perché ha rinunciato a correre alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. È stata una decisione sofferta, dice. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma sono tanti anche quelli che non mi vogliono. Eppure il Movimento ha sbagliato molto. Poi la stoccata a Grillo. Fa ancora da padre padrone. Di Battista promuove invece Conte. Con me è stato sincero. È un galantuomo. Dopo le perquisizioni dell'FBI nella sua residenza a Mar-a-Lago, con il sequestro di alcune carte riservate, l'ex presidente Trump parla di un attacco dei democratici di sinistra per impedire, dice, una sua nuova candidatura. Il Partito Repubblicano lancia una raccolta di fondi tra i suoi sostenitori per fermare quella che Trump ha definito una caccia alle streghe. Le forze armate ucraine hanno rivendicato le esplosioni avvenute oggi in una base aerea russa in Crimea. Questo è solo l'inizio, afferma Kiev, mentre Mosca parla di un incidente. Intanto il principale consigliere di Zelensky, Podolyak, annuncia che se Putin dovesse partecipare in novembre al G20 in Indonesia, bene, ci sarà anche il presidente ucraino.